Onorevole, quali sono le buone idee per il futuro della pesca in Adriatico? Ma intanto una, io penso che bisognerà definire, trasformare quello che è il tempo per stare fermi nella pesca in uno spazio nel quale stare fermi per la pesca. Lo spazio dovrebbe essere una sorta di grande rete di nursering vere e proprie, capace di aiutare il mare a produrre di più. Questo significa a medio termine fare in modo che i pescatori possano pescare di più, possano pescare anche meglio. Questo vuol dire che c'è bisogno di risorse che, se fino ad oggi hanno finanziato il fermo pesca, il cosiddetto fermo biologico, domani finanziano lo stop alla pesca in alcune aree. Ecco, se questo si riuscisse a fare con il resto delle regioni adriatiche, perché no, per quelli che stanno dall'altra parte della sponda, che ormai sono paesi europei, Slovenia e Croazia innanzitutto, beh, potremmo fare davvero e sperare che magari in Europa si possa cominciare a discutere a medio termine di un vero e proprio regolamento per il Mediterraneo. In fondo l'Europa non è un soggetto cattivone che sta lì a fare dispetti all'Italia o alla pesca italiana. Se trova le condizioni perché l'Adriatico sia il più grande piano di gestione europeo, perché non dovrebbe accettarlo? Anzi, sarebbe felice di portarlo addirittura a modello per altre aree del nostro continente. Grazie.